Ciao a tutti, nella vita di tutti i giorni noi identifichiamo positivamente quelle che sono le naturali fonti di stimolazione. Il capo ufficio, positivo o negativo, la moglie, positivo o negativa, il padre, positivo o negativo. E queste fonti di stimolazione, agganciando la nostra parte emotiva, ci coinvolgono, ci seducono, anche se ci fanno vivere un dispiacere, perché la nostra parte emotiva non riconosce il bene e il male, non riconosce il piacere della sofferenza. Se noi amiamo, siamo coinvolti da una persona, tendiamo a gratificare quella persona. E questo potrebbe essere positivo, però noi tendiamo anche a gratificare chi ci crea delle ansie, chi ci crea delle tensioni, chi amplifica le nostre paure. Noi tendiamo a gratificare queste persone con dei comportamenti che non fanno altro che amplificare il nostro problema, che amplificare le nostre ansie, anziché risolverle. Questi comportamenti, diciamo, che si mettono in atto, si chiamano nell'esoterismo atti cerimoniali. E invece in psicologia normale, diciamo, spesso vengono chiamati come coazione a ripetere, aspetti maniacali, aspetti compulsivi, insomma. Però sono, di fatto, sono dei comportamenti che fanno, non fanno altro che amplificare i nostri problemi, anziché risolverlo. Diciamo che spesso entriamo in sintonia emotiva con una fonte di stimolazione negativa e tutto quello che facciamo amplifica il nostro turbamento. Anche l'acquisizione di un farmaco, diciamo, per un disturbo del comportamento non fa che amplificare il nostro disturbo, di fatto, perché palesiamo, ce ne rendiamo conto che non possiamo fare diversamente, che non possiamo venire fuori e diventiamo schiavi di questo comportamento e mettiamo in atto degli atti cerimoniali che ci coinvolgono. Può essere anche un lavoro tutto questo. Il ferroviere, diciamo, che inizia a fare il ferroviere per vivere, stranamente dopo un certo periodo si rende conto che non riesce più a vivere senza fare il ferroviere, diciamo, inizia a fare il ferroviere per vivere e finisce di vivere per fare il ferroviere. Ecco, questo è quello che succede quando queste fonti di stimolazione, che possono anche essere un lavoro, ci coinvolgono, perché è evidente che la cosa è completamente diversa. Un conto è se io faccio il ferroviere per vivere e quindi fare il ferroviere diventa uno strumento, vado a lavorare la mattina e poi stacco la sera, ma non sono più così tanto coinvolto da quel lavoro. Mentre invece, se il lavoro mi coinvolge oltremodo, io non ho più possibilità di essere libero, di esprimere me stesso, di esprimere me stessa. E quindi resto vincolato a una situazione che poi alla fine, di cui alla fine mi lamento, perché se fare il ferroviere è la mia passione, va bene, ma se fare il ferroviere non è la mia passione, alla fine mi lamento di farlo, resto in una situazione negativa. E siamo più o meno come quello che fanno, diciamo, alcune persone che non riescono a gestire la propria vita nelle relazioni sentimentali, perché restano completamente dipendenti da qualcuno e non sono più in grado di elaborare delle strategie. Dobbiamo renderci conto che se noi vogliamo avere successo da un certo punto di vista, dobbiamo elaborare delle strategie, dobbiamo adottare una strategia, e una strategia implica fare un esame di quello che è la situazione attuale per poter poi mettere in atto le decisioni giuste. Ma per mettere in atto le decisioni giuste dobbiamo essere liberi di decidere. Se non siamo liberi di decidere e siamo dei falliti, incapaci di decidere, incapaci di conquistare. E quindi iniziamo ad attribuire questa situazione è alla sfortuna, alla nostra incapacità. E questo vale anche nel campo dell'innamoramento, nelle relazioni sentimentali. E non facciamo altro che esprimere il nostro malessere. Ti amo Roberta, vorrei uscire con te Roberta, perché non esci con me Roberta? Scusami Roberta, non lo faccio più. Iniziamo
a fare gli zerbini. I limiti si manifestano inesorabili. Si manifestano inesorabili e davanti a questa situazione non abbiamo più possibilità di venire fuori, non abbiamo più possibilità di essere liberi, non abbiamo più possibilità di decidere liberamente. Ma ci sono delle situazioni che prendono il sopravvento, che in qualche modo ci condizionano, in qualche modo ci fanno soffrire. Noi non siamo in grado di venire fuori da questa sofferenza. Le persone tendono a vivere, diciamo, degli stati di negatività e non riescono a rendersi conto delle situazioni, perché non sanno interpretare bene la comunicazione degli altri. Se solo sapessimo interpretare bene la comunicazione degli altri, potremmo trasformare l'insuccesso in successo. Ad esempio, se io sono, tu sei la mia segretaria, io sono nel weekend, mi trovo in ufficio venerdì pomeriggio, venerdì sera, e dico: ah, mi piacerebbe proprio passare un weekend con una persona in gamba, una persona che mi fa capire che le fa piacere stare con me. È noto che io butto lì questa frase, noto che la segretaria si accarezza i capelli. Allora, cosa devo capire? Che la sua parte emotiva è pronta, è disponibile a passare un weekend con me. Devo solo chiederlo, ma so invece che sicuramente passerà. Se invece noto che su questa frase la segretaria raschia, si tocca il naso, allora so che non è inutile che sto lì a chiedere, la cosa, diciamo, che sto lì ad aspettare, perché più chiedo e più verrò fatto rimbalzare. Devo andare a modificare completamente la situazione se voglio modificare il risultato. E chi ci amplifica i problemi da questo punto di vista ci coinvolge sempre di più, e amplifica i problemi le persone che sanno gestire le emozioni. E non sempre le persone che sanno gestire le emozioni sono quelle che ti risolvono il problema, spesso sono quelle che te lo creano. E d'altra parte non si capirebbe perché Freud e Jung al primo piano, diciamo, hanno gli studi vuoti, per dire, e la cartomante nello scantinato ha, le code di persone che vanno dalla cartomante, perché la cartomante sa gestire l'emotività della persona, perché ti estrae la carta e tu vai lì e gli dici: signor cartomante, ho un problema con mio marito, che ne so, si rifiuta di fare l'amore con me. E allora lei inizia a tirare fuori le carte, dice: guardi, due denari, quattro di bastoni e poi c'è l'asso di cuori, che vuol dire che suo marito ha un amante. Poi estrae un'altra carta e dice: il sette denari, lo conferma. E quindi tu a quel punto lì, diciamo, ti va a ingigantire una situazione. Se invece ti avesse detto: no, non si preoccupi che suo marito è uno fedele, qua là tu da quella cartomante lì non ci andavi più, andavi a cercartene un'altra che ti diceva qual era il problema. Perché noi facciamo così, gratifichiamo in qualche modo chi ci amplifica le tensioni. Perché è inutile che una persona ti dice qualcosa che tu emotivamente non vuoi stare a sentire, non lo prendi neanche in considerazione. E allora, se io voglio conquistare, se voglio sedurre, devo saper generare tensioni, devo saper generare emozioni. Perché se non sono in grado di generare tensione, di generare emozioni, non riesco a sedurre nessuno. E allora, se mi rendo conto, ad esempio, che il capo ufficio, diciamo così, ha un problema legato al tradimento, perché io ho buttato lì la frase sul tradimento, oppure ho detto qualcosa, l'azienda madre ci ha tradito perché sta spostando la produzione in Polonia, per dire, noto che lui sul tradimento si tocca le labbra, a lui, alla sua parte emotiva, mica gli frega qualcosa della produzione in Polonia, la parte emotiva gli frega proprio del tradimento. E allora dovrò andare a fare scarpetta su questo suo turbamento, inizierò a dire: guardi, sono arrivato tardi in ufficio perché ho il timore che mia moglie mi tradisca, e noto che
su tradimento lui, allora diventerà tutto più interessante, inizierò a dire ma dovrò pedinarle, eccetera. E nel momento in cui lui si aprirà con me e mi dirà anch'io questo sospetto, che non so che mia moglie o questo tarlo, questo dubbio, e allora è fatta, l'aumento di stipendio è garantito, siamo solidali. Per cui chi ci genera tensioni in qualche modo ci gratifica emotivamente e noi tendiamo a metterci complementare a quelle che sono le sue esigenze. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti anche al mio nuovo canale di cui ti lascio il link in descrizione. Ciao a tutti!